una delle più amate e porta con sé le tradizioni culinarie millenarie. Passiamo in rassegna queste tradizioni della buona tavola nella nostra regione. Umacco. Che è sto umacco? Una purea di fave sgusciate, condite con i semi di fenocchietto selvatico, cipolla, spaghettino minuzzato, un vero connubio perfetto, squisito, ma con abbondante olio extravergine d'oliva. Un po' di sugo macco. Poi le tradizioni riportavano che quando si raffreddava, significa riposato, si frieva, si friggeva. Secondo, crispelle di riso, uso benedettini. Perché i monaci benedettini friggevano queste crispelle nell'olio sempre extravergine d'oliva, ma con abbondante miele e infine una spolverata di zucchero a pelo. Il terzo, abbiamo la pasta ai ceci di San Giuseppe. Questo piatto viene considerato povero della tradizione contadina, davvero gustoso, questo di più è nella parte palermitana. Il quarto, abbiamo il pane di San Giuseppe, che deriva dal pane votivo di Saleni. Questo pane raffigura fiori, frutta, animali graziosi, ma anche richiami simbolici della sacralità della festa di San Giuseppe. Alla fine della preparazione di questo pane, che dura diversi giorni, viene posto nell'altare di famiglia. Il quinto, abbiamo i carciofi imbottiti o con il tappo. Adesso vi spiego perché. I carciofi ripieni sono un grande classico della cucina per la festa del papà. Cotti in un degame, vengono chiamati anche con il tappo e sono spesso preparati dai bambini che si divertono a riempirli e a richiuderli. Questa ricetta è tipica delle regioni del sud Italia, ma soprattutto in Sicilia. Resta sempre che il più profondo. Stomo non canuscio lo gran dolore che all'anima incaramma lo secondo. Lo primo è certo figlio di stupore, perché è caroso e non girava lo mondo. Ma lo secondo, quando si finisce, passa il tormento, è più sta e più cresce. We'll be right back.